Siamo nel quartiere Baraccola di Ancona durante la mattinata di oggi, una zona fortemente commerciale che ha subito nella mattinata una bomba d'acqua che ha messo in crisi tutto il sistema fognario. Tutta la zona industriale è stata invasa dall'acqua, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco e 113, garage scantinati, negozi allagati. A Ponte Rosso un intervento anche in un campo estivo con molti bambini. Ma è in via Caduti del Mare che si sono vissuti momenti di vero panico per le sorti di due donne, una delle quali ottantenne, rimaste intrappolate nella loro Citroen Picasso, nel centro di un sottopasso completamente invaso dall'acqua che in poco tempo ha raggiunto il tettuccio dell'auto, bloccando al suo interno le due donne impietrite dalla paura. Agghiaccianti le immagini che sono state riprese dagli occupanti dell'auto che le seguiva, presumibilmente una famiglia, padre, madre e figli, che assistono al consumarsi della tragedia. L'acqua ormai è sopra i finestrini dell'auto. Correte, poverini, papà ti prego, no. Momenti di tensione dove è difficile prendere qualsiasi decisione, se intervenire come per strappare da morte certa le malcapitate. Sul posto ci sono anche le volanti della polizia e due poliziotti decidono di intervenire. Senza indugiare uno raggiunge quasi a nuoto l'auto e con uno strumento, come si vede dalle immagini, inizia a rompere il vetro dell'auto. Dai, ce la fate, correte! Anche il secondo poliziotto arriva subito e mettono al sicuro le due donne. Bravo, bravo! A questo punto il papà esce dall'auto a dar manforte ai soccorritori e per assicurarsi che le persone che fino a pochi minuti prima lo precedevano in auto stessero bene, appena in tempo, perché di lì a poco l'acqua ha raggiunto l'altezza di 2 metri.